Stanghetti, fondatore, prima ideatore, adesso amministratore delegato di Casa dello Studente. Casa dello Studente viene incontro alle difficoltà, ai bisogni di studenti e famiglie in ambito scolastico. Ci può spiegare qual è il vostro metodo, in cosa consiste un po' questo aiuto che voi date alle famiglie e agli studenti e studentesse? Sì, grazie, buonasera. Sì, in effetti è proprio come sta dicendo, che questa attività è nata nel 2003, quindi circa 20 anni fa, quando da giovane psicologo ho iniziato a seguire dei ragazzi per le classiche difficoltà scolastiche. E subito è apparso evidente come questa difficoltà scolastica coinvolgesse tutto il nucleo familiare. E quindi il sintomo, il disagio per cui venivano da me i ragazzi era il brutto voto, non riuscire a superare degli esami, ma sotto c'erano altre situazioni, quindi litigi in famiglia, piuttosto che insicurezze dei ragazzi. E quindi l'idea embrionale, che poi è durata per qualche anno, dove poi si è costruito il progetto Casa dello Studente, era quello di raccogliere ogni singolo ragazzo, ogni bisogno della famiglia nella propria peculiarità. Quindi la presenza di psicologi, la presenza di educatori, il fatto di relazionarsi con gli insegnanti, con i professionisti del territorio, mantenere i contatti con la famiglia, voleva dire creare un servizio a tutto tondo verso il ragazzo, quindi non solo la ripetizione, dove c'è tutto un sistema che abbiamo sviluppato dalle indicazioni del MIUR, ma anche un lavoro continuo di relazione e di ascolto verso le famiglie. Grazie.